voglio serenità, voglio stare con mio figlio. Se mi tocca mio figlio, mi tocca il fuoco. Te lo giuro, se lo faccio pagare a carico. Certo, i figli... No, i figli me li hanno proprio toccati e lasciati con me. Io voglio stare tranquillo, basta di quello che sono passata, sofferenza. Tanti problemi, tutto, tutto e basta. Speriamo che chiamino qualcuno domani per andare a questa casetta. Oggi nonna Rocca chiede soltanto tranquillità e un tetto sotto cui dormire. È la nonna del piccolo Gabriel, ucciso a Piedimonte San Germano il 17 aprile del 2019, quando aveva soli 2 anni e mezzo, davanti casa, dagli stessi genitori. Nonna Rocca ora vive insieme al figlio disabile e non ha ancora una casa, perché quella di Piedimonte San Germano, in località Vola, è ancora sotto sequestro e ci vorrà ancora tanto tempo per riaverla disponibile. Nei giorni intorno a Capodanno è stata costretta a dormire nella sala d'aspetto della stazione di Cassino. Voglio soltanto una casa, perché io, grazie a Dio, non veniamo tutti i giorni a mangiare, il giorno, la sera, non veniamo sempre. A lui non mancava mai niente. Lucia, che ti mancava a te? Niente. Non mancava niente, proprio niente, niente. Vive di una piccola pensione dell'accompagno del figlio. Per qualche ora è stata accolta nella canonica della parrocchia di Sant'Antonio a Cassino, dove ha potuto consumare un pasto caldo grazie alla generosità di Don Benedetto Minchella e padre Francesco Vennitti. Speriamo che il sindaco di Cassino possa ascoltare questo appello e possa cercarti una piccola casa o magari qualcuno che ha disponibilità di qualche appartamentino piccolo. Giusto, sì. Anche se la parrocchia deve aiutare, questo non è un problema. Nonna Rocca, dal giorno dell'omicidio del suo nipotino Gabriel, avvenuto per mano della figlia Donatella Di Bona, che ha confessato tutto, vive con l'aiuto di molti che le vogliono bene. Confessa che non vuole più far ritorno nell'abitazione di località Bolla perché i ricordi sono troppi. Una volta sono andata a prendere la roba, mi ha dato una cosa qua che mi sono ricordato il bambino quando stava per terra. Lui, ma non si doveva spostare vicino agli ureatori, i carabinieri hanno da lontanare. E a me poi mi hanno portato in caserma. A Piedimonte? Da Piedimonte, poi mi hanno portato a casino, mi hanno fatto uscire alle 5 la mattina alla renda. Giocavo con lui, io, a me voleva bene mio nipote, però io solevo cambiare da lui, solevo da mangiare da lui. A me mi diceva sempre, vattene, vattene, io voglio Luciano, voglio Luciano. Giocavano. Lui sul cavalluccio, sulla macchinuccia, il bambino. Se mette per te, se mette in quegli affili, ma dimmi. Era troppo bene. La notte alle 3 mi alzava, fa il latte, ce lo portava. Non mancava niente, niente, niente. Ho dato tutto di più al bambino io. Pur mia madre. Dice, mamma, mia madre, se toccavano con le creature, si arrabbiava. Che ci va bene, mamma. Rocca ed il figlio Luciano stanno vivendo un momento di grande difficoltà, una situazione che non può passare inosservata, soprattutto per la tristezza e il dolore che da ormai 3 anni accompagnano Rocca e Luciano ogni istante della loro esistenza. E quando il bambino vedeva il padre, lui aveva terrore, aveva paura, diceva papà è cattivo, papà è cattivo. Non aveva mai il padre, sempre con me era stato Luciano, con zio, con la nonna, con la bisnonna. La sera si usciva a portare forza, piange. Io mi leggevo dentro la macchina come piangeva forte il bambino. Sì, non è proprio preso il bambino, non è proprio preso il padre. Teneva terrore, aveva paura. Gabriel Feroleto, bimbo bellissimo, biondo e paffuto, è stato soffocato dalla madre Donatella Di Bona nel pomeriggio di mercoledì 17 aprile del 2019. La donna, all'epoca 28enne, si trovava in auto con l'amante Nicola Feroleto, padre del bimbo, che improvvisamente inizia a piangere. La mamma, per farlo zittire, gli mette una mano sulla bocca. L'impeto della donna non consente più al piccolo Gabriel di respirare. Piangevo, è andata da nonna, ma lui non ci ha fatto portare per mia figlia. Mi sarà fatto pure mia figlia, sarà manata. Che mia figlia quando è morta è tutta stordita, quando ho portato il bambino a casa. Era troppo buono per il bambino, troppo. Buono, era proprio bravo, non faceva male a nessuno. Ha rispettato tutte le persone che stavano là. Io gli compravo brioche a lui, succo di frutta. Il bistecco, tutto a lui, non ti manca mai niente. Soltanto una casa voglio e basta. In attesa che venga dissequestrata quella sua. Ma ancora non si sa niente. No, io però io laggiù non ci vado, ci sono troppi ricordi. No. E poi se sono andato un giorno là, mamma mia com'è diventata. Tutta facile, la camera. Tutta rovinata. Io non ci vado proprio alla terra. No.
Nel processo di primo grado i genitori di Gabriel sono stati entrambi condannati all'ergastolo. Nel processo in corte d'appello la pena di Nicola Feroleto è stata ridotta a 24 anni di reclusione, mentre la posizione della donna dovrà essere discussa nei prossimi giorni.